Le Dolomiti di Napoli non esistono su nessuna carta geografica, però esistono nel mio percorso politico e di vita. E il libro è un viaggio dentro me stesso, racconti di politica e racconti di vita. Racconto gli anni belli di quando ho fatto il sindaco a Napoli, gli anni alla regione, con cose importanti, dai trasporti alla cultura, in momenti difficili come la crisi dei rifiuti. E poi racconto anche momenti di dolore e di sofferenza, come l'indagine giudiziaria, che poi proprio in queste settimane si è conclusa con una piena assoluzione. Questa sentenza che è venuta dopo il libro fa molto bene sia a me che al libro stesso, perché i giudici a Napoli potevano avere di fronte a sé una strada molto semplice: prendere atto dei tempi prescritti e però sarebbe rimasta un'ombra sulla vicenda. E il libro poi cerca di guardare avanti, è un libro che spinge all'impegno, ma non considerando più la politica la cosa più importante della vita. La politica è importante, ma vi sono altre cose importanti che a volte quelli della mia generazione hanno trascurato, e cioè il mondo degli affetti, la famiglia, e perfino la passione per i gatti, che in me è fortissima, oppure invece, come adesso ho scoperto da quando sono diventato nonno, l'amore per i nipotini, per bambini molto piccoli. Cosa pensa del governo attuale della regione Campania? Io penso che adesso il Vallo di Diano, il Cilento per la provincia di Salerno, ma lo stesso si potrebbe dire per l'Alta Irpinia, per la Val Fortore, per l'Alto Casertano, diciamo la Campania interna, sono distanti da Napoli e da Santa Lucia politicamente molto di più di quanto lo siano geograficamente, e penso che questo si avverta, si senta, e questo è sbagliato, perché la Campania interna ha grandissime risorse, soprattutto il Cilento, e quando parlo di Cilento parlo del Cilento costiero, che è bellissimo, e qui è stato certamente un fatto negativo la soppressione del metro del mare, che avvicinava tanti turisti al Cilento costiero, e poi il Cilento interno, che è bello quanto il Cilento costiero. E per il Cilento interno io intendo Teggiano e Padula e tutto il Vallo di Diano e poi i Monti Alburni, intendo questo posto straordinario a sud di Salerno, che dovrebbe essere, come anche altre aree della Campania interna, il primo punto di riferimento di una programmazione e di una crescita dello sviluppo. Questa distanza politica che lei, di cui lei parlava, ha pesato secondo lei sulla soppressione del Tribunale di Sala Consilina? La distanza tra Napoli e quest'area del sud? Lì c'è una riforma più generale. Che quindi ha riguardato diverse zone d'Italia, e quindi non ne farei una diretta conseguenza perché sta dentro un provvedimento nazionale. Quello che mi sembra giusto dire è che verso la Campania interna debba esserci un'attenzione molto più grande di quella che non ci sia in questo momento. Ho votato per Renzi, penso che sia la persona che possa far vincere il centro-sinistra. Dopo le ultime elezioni il PD era come un pugile suonato e a terra, senza riflessi, che si macerava dentro, e Renzi fa rialzare in piedi il PD, gli dà forza e possibilità di poter vincere. Ma Berlusconi e il centrodestra devono essere sconfitti apertamente, politicamente, e Renzi è quello che può far questo. Ridurre la lontananza geografica è la prima cosa che bisogna fare, poi
a maggior ragione bisogna ridurre la lontananza politica che rischia di essere più grande ancora. Corrado Matera, vicepresidente del Parco, una giornata importante per Teggiano, ritorna Antonio Bassolino, un presidente della regione che è stato molto presente nel Vallo di Diano, soprattutto durante il periodo del suo mandato. Oggi arriva per presentare un libro dove coniuga la vita privata con la vita politica e racconta la sua esperienza. Beh, guardi, io penso che questo è il dato più importante, è a mio avviso un libro molto significativo. In effetti è un racconto che Bassolino fa in un percorso di tanti impegni sia politici che istituzionali. Per cui io ritengo che questo libro è davvero molto significativo. Emerge con chiarezza il personaggio impegnato soprattutto su un impegno civile e dall'impegno civile poi scaturisce un impegno politico e successivamente istituzionale. Per quanto riguarda Teggiano, io le dico che comunque è vero quello che dice, noi abbiamo portato a termine diversi risultati, per cui è chiaro che con piacere lo aspettiamo e lo salutiamo.